Buongiorno, mi chiamo Stefania Tagliabue, sono una ricercatrice di psicologia ambientale dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, a cui ho partecipato, si intitola Implementazione, analisi sociologica, organizzativa e manageriale dei progetti di Smart Manufacturing. Il mio tutor accademico è stato Giovanni Vaia, un professore del Dipartimento di Management, e le aziende a cui hanno preso parte al progetto sono state Stevanato, Safilo, Moncler e SIPA. Il nome del mio assegno di ricerca, il titolo del mio assegno di ricerca si chiama La democratizzazione della fabbrica digitale. La ricerca è stata svolta grazie a un processo di systematic literature review sui temi di quelli che sono stati gli impatti delle nuove tecnologie sulle aziende. E poi sono stati rilevati in maniera empirica dei dati presso l'azienda partner Stevanato. La raccolta dei dati è stata finalizzata tramite una metodologia qualitativa e sono state condotte delle interviste semistrutturate alle figure principali del dipartimento IT interessate nei processi di implementazione delle nuove tecnologie. I dati sono stati analizzati durante la missione della durata di 3 mesi in Nuova Zelanda presso l'Università di Auckland Business School e si è redatto poi un teaching case supervisionato dal professor Ilan Oshri, Giovanni Vaia e Lena Weisenegger. L'obiettivo del progetto era quello di investigare il ruolo che le nuove tecnologie hanno nel creare degli ambienti di lavoro inclusivi, collaborativi e democratici sia all'interno dei confini aziendali che all'esterno. I risultati che la ricerca ha prodotto sono stati rilevanti. In primis si è notato come la cultura organizzativa sia molto importante nel momento in cui si introduce una nuova tecnologia. Questa è sicuramente necessario in un'azienda come Stevanato, che presenta delle sedi in tutto il mondo, cercare di mitigare la cultura organizzativa per abbattere le barriere sociali e spazio-temporali. D'altra parte, abbiamo notato come Stevanato riconosca la necessità di introdurre nuove tecnologie perché possono abbattere i costi ed efficientare i processi, ma sono comunque emerse delle resistenze interne. Ciò che abbiamo riscontrato è che, come per mitigare queste resistenze, sia necessaria una comunicazione efficace a tutti i livelli. Infatti, tramite dei training mirati e una comunicazione efficace, l'accettazione della tecnologia ha avuto maggiore riscontro e dei feedback positivi, e soprattutto è stato fondamentale nel processo implementazione, in quanto dei feedback hanno potuto portare a risolvere dei piccoli problemi momentanei, diciamo, per poi andare a espandere l'implementazione della tecnologia in tutte le sedi.